Sono Francesca Brugnettini dell'Agenzia La Minerva delle Arti, che si occupa da più di 10 anni di organizzare eventi culturali e precisamente mostre d'arte. Siamo a Pian di Meleto, nella Sala del Trono del Castello dei Conti Oliva, e abbiamo pensato, con la mostra micologica di San Sisto, di creare questo connubio tra arte e gastronomia. Come sapete, in questi giorni si festeggia, insomma, c'è questa festa del fungo, del prelibato fungo di San Sisto, e noi abbiamo pensato anche di esporre delle altrettanto, diciamo così, prelibate, pregiate tele. E espongono 4 artisti, 2 sono del Montefeltro, uno è Giulio Serafini di Montecalvo, Luciano Baldacci di Sassofeltrio, e gli altri 2 artisti sono di Fano, perché abbiamo voluto iniziare una sorta, diciamo così, di compagnia culturale, insomma, di gemellaggio, detto in altra maniera, con il comune di Fano. All'inaugurazione era presente l'assessore Marchegiani, e che ha portato un saluto appunto del comune. Gli artisti fanesi, come dicevo, sono Alessandro Tonti e Dante Piermattei. E questo naturalmente è un inizio, diciamo così, di un seguito praticamente che si è voluto, diciamo così, lanciare come iniziative, diciamo così, che verranno negli altri successivamente. Quindi si vuole continuare magari con altri comuni, con altre città, appunto, delle Marche, di modo che queste nostre piccole realtà, no, questi nostri piccoli borghi possano essere un motivo, diciamo così, possono essere vedute anche in altre zone. Quindi questo connubio anche tra mare e monte, questi luoghi, diciamo così, un po' abbandonati, no? Spesso e volentieri, dove non sempre tutti raggiungono, l'arte quindi deve essere un modo per farli conoscere e riscoprire. E la mostra è stata presentata dal giornalista Tullio Vittorio Giacomini, patrocinata quindi dal comune di Pian di Meleto, dal comune di Fano, dalla regione e dalla provincia. E resterà aperta fino al 5 di ottobre, e dove, insomma, finirà poi al termine, diciamo così, della festa del fungo. Quindi io ringrazio l'amministrazione comunale di Pian di Meleto, che ha accettato di buon grado questa iniziativa, quindi il sindaco e tutti i suoi consiglieri, in particolare anche Michela Rosati, consigliere Michela Rosati. Dunque, mi fa piacere, ecco, particolarmente ringraziare qui nel comune di Pian di Meleto il consigliere Michela Rosati, una giovane ragazza laureanda in ingegneria, e chiedo di condividere anche a lei se condivide questo progetto e l'importanza di rivitalizzare i nostri centri, i nostri piccoli centri. Grazie, siamo molto contenti anche a livello d'amministrazione comunale di aver organizzato una mostra così importante nel nostro territorio.